Per tutti coloro che desiderano un 13.3 pollici motorizzato, siamo pronti ad offrirvelo. In questo caso è montato sulla Nissan Qashqai, ma lo possiamo montare su altri veicoli. Vogliamo vederlo in funzionamento? Tac! Ovviamente deciderà il cliente in quale posizione averlo. Ripartiamo dal verticale. Questa è la home. Ovviamente abbiamo gestione radio, recupero comandi al volante. In questo caso abbiamo recuperato anche l'amplificatore Bose. Stazioni in memoria, come vedete. Parcheggio assistito e quattro telecamere. Questa è la funzione 4 retrocamere. Parcheggio assistito attivo. Possiamo uscire dalla retrocamera, ritorniamo in P e andiamo a vedere tutte le altre funzioni. Qui entriamo nel mondo Android, ovviamente ha anche Apple CarPlay e Android Auto tutto in Wi-Fi. Qui siamo su YouTube, torniamo indietro, possiamo anche eseguire lo split screen. Mettiamo il navigatore per il guidatore, sempre concentrato, per i passeggeri possiamo dargli YouTube. Stessa cosa per quanto riguarda la gestione audio e video tramite le USB. Qui siamo in musica, torniamo indietro, poi abbiamo anche la gestione video. Poi il formato decidete voi come metterlo. Abbiamo un processore DSP Surround. Abbiamo installato dashcam anteriore e dashcam posteriore con direttamente gestione dal monitor. Eccola qui, entriamo subito in funzione. Stiamo vedendo la telecamera anteriore, vogliamo vedere la posteriore, la dashcam, premiamo e stiamo vedendo la posteriore. Ovviamente queste registrano ogni volta che il quadro della macchina è acceso, ma in più possiamo scattare una foto o un video real time e nello stesso tempo andare a vedere tutto quello che lui memorizza nella SD card da 128 giga. Ad esempio, questi sono, da quando abbiamo iniziato il montaggio, sono tutti video fotocamera frontale. Andiamo a vedere un video. E questa è la telecamera frontale. Andiamo a vedere la posteriore, tutti i video che ha maturato. Posteriore, eccola qui. Vi ricordo che tutti i nostri prodotti sono disponibili presso il nostro shop. Un saluto da Stefano.